Interverranno a questo seminario il dottor Vincenzo Falabella, presidente FISH, il dottor Roberto Speziale, presidente ANFAS e vicepresidente vicario della federazione, la dottoressa Laura Borghetto, presidente di L'Abilità Onlus, coordinatrice comunità di pratiche progetto multidiscriminazione. Ed è alla dottoressa Borghetto che lascio ora la parola. Buongiorno dottoressa Borghetto e ben trovata. Accenda il microfono. Buongiorno a tutti. Prego. Sono davvero felice oggi di essere qui, di parlare di gioco. Chi mi conosce sa quanto la nostra associazione, L'Abilità, abbia fatto del gioco un tema, una modalità di rapporto con il bambino con disabilità e con il suo mondo. E quindi oggi sono a presentare un lavoro importante, un lavoro che è un manifesto che è stato scritto a più mani e che non è solo un manifesto, quindi non è solo un insieme di contenuti che oggi sono scritti e che stiamo ancora scrivendo. Questo lo voglio dire molto, lo voglio dire da subito, ma che è un programma di azione, perché quello che oggi noi dobbiamo fare è impegnarci da subito. Io lascerei subito la parola alla FISH. La FISH non ha bisogno delle mie presentazioni. Il fatto che FISH abbia proposto un grosso lavoro a tutti noi, rete associativa, sulla multidiscriminazione, dimostra ancora una volta che la nostra federazione è sensibile a quello che è uno dei temi principali, forse il tema principale della marginalizzazione che subiscono le persone con disabilità e i bambini con disabilità nella nostra società. Quindi io lascio volentieri la parola a Vincenzo Falabella e lo ringrazio di questo grande lavoro che stiamo facendo insieme. Grazie Laura, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Vedo molti amici oggi collegati e questo mi fa piacere perché al di là del momento difficile in cui tutti noi stiamo vivendo, questi momenti di confronto sono utili a tutti noi, ma sono utili soprattutto alla federazione che mi onoro di rappresentare, in un quadro complessivo su una tematica altrettanto importante, quale quella della multidiscriminazione. Discriminazione dovuta e derivante dall'essere persone con disabilità, e nel caso di specie bambini e bambine con disabilità, che si associa ad ulteriori fattori di rischio. In questo caso i fattori di rischio sono quelli che derivano dal nostro contesto sociale, dal nostro luogo di appartenenza, dal nostro modo di vivere insieme ad altri. La federazione ha sempre avuto molta attenzione alle tematiche che riguardano la discriminazione e lo ha avuto nei momenti di grande confronto interno, e mi riferisco ai momenti congressuali, ai momenti dei nostri dibattiti interni del Consiglio nazionale, dei diversi consigli nazionali, e anche all'interno di quelle che sono le progettualità, perché vorrei ricordare che questo progetto molto ambizioso ha visto anche il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi è stato un progetto costruito con l'intento di arrivare ad obiettivi condivisi e comuni che potessero da un lato garantire alla federazione di avere un faro su cui indirizzare le politiche di intervento nelle interlocuzioni che da anni oramai in maniera anche autorevole la federazione mantiene con le istituzioni del nostro paese. E quindi quando parliamo di discriminazione, quando parliamo di disabilità, dobbiamo dire che nel caso di specie le due discriminazioni che a volte volontariamente, a volte anche involontariamente, per un insieme di come dire, anche di innesti di meccanismi che si sono costruiti nel corso dei nostri anni involontariamente, che poi sono diventate delle consuetudini pur non volendo,
Ebbene, queste due discriminazioni non si sommano, ma si moltiplicano e danno un impatto devastante nei confronti dei nostri bambini e delle nostre bambine. Immaginiamo quanto pesante possa essere da un punto di vista anche emotivo escludere da un momento di gioco, di svago, ludico, ricreativo, un bambino con disabilità. È logico che l'impatto diventa ancora devastante e sicuramente lascia all'interno dello stesso bambino e bambina una ferita che difficilmente si riesce a rimarginare. Ora è logico che, come diceva Laura, si è arrivato alla costruzione di un manifesto. Ora io mi auguro che gli interventi che poi seguiranno ai nostri di apertura possono contribuire, anzi ne sono sicuramente convinto, che contribuiranno in maniera significativa a cogliere quegli aspetti anche minimi che contestualizzati nel manifesto generale potranno sicuramente apportare migliorie e potranno sicuramente sollecitare un'apertura e un dibattito ancora più pregnante da un punto di vista politico. Noi stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, questo è sotto gli occhi di tutti, e la pandemia ha evidenziato quelle che erano le criticità che il nostro sistema aveva costruito nel corso di questi anni. Cito soltanto un aspetto fondamentale: il nostro sistema di welfare, quel sistema di protezione che avrebbe dovuto proteggere chi era più vulnerabile, che aveva necessità di protezione, non è stato così, nel senso che quel sistema si è rilevato fragile, vulnerabile, e a pagarne le conseguenze sono stati tanti cittadini e cittadine del nostro paese, a maggior ragione quando poi queste cittadine e questi cittadini erano persone con disabilità. Quindi ora, nel caso di specie, volendo entrare nel merito del webinar, di questo momento di confronto, parliamo di bambini, quindi un'attenzione particolare va fatta. Abbiamo visto che durante il periodo pandemico la cosiddetta, per citare uno degli aspetti di discriminazione più evidenti, se noi parliamo della scuola, vediamo come i nostri bambini sono stati discriminati da questa didattica a distanza. Ebbene, abbiamo cercato, attraverso le sollecitazioni politiche che arrivavano dal nostro movimento, di intervenire in maniera significativa per evitare che, anche qualora si dovesse arrivare ad una chiusura totale della scuola, i nostri alunni e le nostre alunne con disabilità, i nostri bambini e le nostre bambine con disabilità potessero essere in presenza, ma non da soli, ma con un gruppo di persone, con un gruppo di loro coetanei che potessero comunque garantire quell'inclusione sociale che, vorrei ricordare, in questo paese è stata abolita, o meglio, l'esclusione dalla scuola è stata abolita già da diversi anni. Quindi tutto un processo e un percorso che ha visto necessariamente dover modificare le modalità comportamentali in virtù del fatto che c'era una pandemia in atto. Quindi credo, e di questo ne sono fermamente convinto, che questi momenti di confronto servono per costruire delle politiche programmatiche, servono perché di fronte, nel prossimo imminente futuro, da domani, di fronte a noi si aprono delle sfide epocali che, se colte in maniera giusta ed equilibrata, se colte con la consapevolezza che tutti noi abbiamo delle responsabilità, nessuno escluso, dagli atti quotidiani della vita comune che ogni giorno noi compiamo, se tutti noi sappiamo che dobbiamo metterci del nostro per, in maniera significativa, cambiare le sorti di questo paese, bene, quelle sfide le possiamo cogliere positivamente, e attraverso quelle sfide noi possiamo risollevare il nostro paese, ma soprattutto risollevare quei diritti che sono diritti esigibili per tutti, nessuno escluso, altrimenti diventano dei privilegi. Ecco, nel corso di questi anni, forse, spesso, quei diritti sono stati fatti passare come dei privilegi, quindi noi dobbiamo porre un argine affinché questa modalità si ripeta anche in futuro. Noi dobbiamo porre un argine affinché i nostri comportamenti, volontari e involontari, possano incidere in maniera negativa rispetto a chi oggi più degli altri ha bisogno di un'attenzione particolare. E quando parliamo di attenzione particolare non voglio entrare nel pietismo, non voglio entrare nella compassione, voglio invece entrare a toccare la sensibilità di tutti, perché la disabilità
che qualcuno possa dire il contrario, la disabilità non è una malattia. E attraverso la disabilità non avviene un contagio, attenzione. Perché ancora oggi, paradossalmente, anche se parliamo di convenzione, parliamo di classificazione funzionale della disabilità e parliamo di tante belle cose, c'è ancora un retropensiero per chi non conosce la disabilità, che magari entrare in contatto con una persona con disabilità, con un bambino o con una bambina con disabilità, per i propri figli possa essere qualcosa di negativo. Ebbene, dobbiamo superare questo stereotipo, dobbiamo superare questi meccanismi di piccola conoscenza, proprio per contaminare la società, per contaminare le comunità di appartenenza, per far capire loro che dalla disabilità si può trarre tantissimo. Io vivo la disabilità da oltre 21 anni, una disabilità acquisita, quindi ho avuto modo di non conoscere la disabilità in una prima parte della mia vita e di conoscerla successivamente. Ebbene, dico sempre, e non mi vergogno a dirlo, che la disabilità paradossalmente mi ha migliorato come uomo, mi ha migliorato come padre oggi, come marito, mi ha migliorato perché attraverso la conoscenza di tante, permettetemi anche di dire questo, sofferenze di vita vissuta di tanti cittadini e cittadine con disabilità, di tante famiglie al cui interno vivono persone con disabilità o a cui all'interno ci sono bambini e bambine con disabilità, hanno sempre trasferito quel qualcosa di positivo che hanno sicuramente cambiato il modo di vedere sia il presente che il futuro. Quindi conoscendo il passato, quello che il movimento associativo ha fatto per arrivare oggi a poter parlare in maniera così chiara e netta di discriminazione, conoscendo il passato per capire quello che il movimento associativo è riuscito a fare nel corso di questi anni, elevando l'autorevolezza non soltanto del movimento associativo, ma anche della cultura che il movimento associativo ha voluto trasferire alle nostre comunità di appartenenza, partendo dal passato, noi oggi, nel presente, dobbiamo acquisire quella consapevolezza della sfida futura. E attraverso la sfida, attraverso la consapevolezza che possiamo tutti noi insieme, nessuno escluso, torno a ripetere, metterci del nostro per poter migliorare le sorti di questo paese attraverso politiche di intervento che siano politiche strutturali, ma soprattutto che siano politiche che abbiano una concreta applicazione di quelli che sono i diritti costituzionali, i diritti previsti e sanciti dalla nostra Carta Costituzionale prima, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e soprattutto costruire un mondo che sia un mondo più accogliente e più aperto a quelle che sono anche le sensibilità di chi ci vive accanto. Ora, è logico, è facile dire tutto questo, è molto più complesso applicarlo, ma credo già il fatto che noi oggi stiamo affrontando un tema così importante e delicato. Io credo che il manifesto che verrà elaborato sarà sicuramente un trampolino di lancio, di spinta, di propulsione, di sollecitazione al raggiungimento di quegli obiettivi che verranno condivisi da questa comunità di pratica, ma soprattutto nel costruire dei percorsi che abbiano una ricaduta concreta sul miglioramento della qualità di vita dei nostri figli, dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze con disabilità, dei nostri bambini e delle nostre bambine. E il futuro di questo paese passa attraverso loro, passerà attraverso loro, e quindi abbiamo una grande responsabilità: lasciare un mondo, lasciare un paese migliore rispetto a quello che noi stessi abbiamo trovato. Io mi taccio, forse ho parlato fin troppo, però il tema è talmente importante, lo sento mio, lo sentiamo nostro, perché tutti noi oggi possiamo sicuramente dare quel qualcosa in più che migliorerà da un lato l'obiettivo anche del nostro intero movimento associativo che rappresentiamo. Dall'altro mi auguro che nel breve periodo possa avere anche delle ricadute concrete sul miglioramento della qualità di vita, in maniera tale che le discriminazioni, magari mi piacerebbe un domani parlare di non di discriminazione multiple, ma di discriminazione in senso negativo, nel senso che non in senso maggioritario, ma in senso minoritario rispetto all'impatto che avranno
sulle vite dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze e aggiungo dei nostri bambini e delle nostre bambine con disabilità. Grazie. Grazie Vincenzo di queste parole. Recupero tre parole che hai detto delle tante riflessioni che hai fatto. Privilegio. Giocare per una bambina o un bambino con disabilità oggi purtroppo è un privilegio. E noi abbiamo davanti una sfida, come dici tu, perché questo gioco, perché il gioco diventi qualità di vita per le bambine e per i bambini con disabilità. E da questo punto di vista invito adesso a parlare Roberto Speziale, perché Roberto Speziale, oltre a essere vicepresidente della FISH, presidente dell'ANFAS, non c'è bisogno che io faccia nessuna presentazione, se non rinvigorisca quello che è stato ed è un progetto di ANFAS da tanti anni, che è una battaglia culturale che ANFAS sta facendo insieme a tutte noi associazioni sul progetto di vita. Ora, pensare a un progetto di vita di un bambino senza il gioco vuol dire non considerare assolutamente i diritti di quel bambino, per cui io molto volentieri passo la parola a Roberto Speziale. Ben arrivato. Sì, grazie Laura, buongiorno a tutti. Ovviamente molti dei concetti sono già stati espressi dal presidente Falabella, da Vincenzo, quindi riprenderò alcuni di quei concetti. Dal mio punto di vista, il primo assunto da cui dobbiamo partire e che non dobbiamo dare per scontato è il seguente. I bambini e le bambine con disabilità ancora oggi sono discriminate. E sono particolarmente discriminate in uno degli aspetti più sensibili, più importanti per loro, come dire, il processo di sviluppo, che è quello dell'accesso a delle condizioni basiche per un bambino. Cioè il gioco per un bambino non è una condizione aggiuntiva, è una condizione essenziale. Senza l'accesso a questa condizione non esiste la condizione di uno sviluppo armonico di un bambino. Quindi che siano discriminati da questo accesso, credo che su questo non ci sia da parte di nessuno di noi alcun dubbio. Ci dobbiamo chiedere allora perché. Perché nonostante tutto noi abbiamo convenzioni internazionali, la Convenzione dei diritti del fanciullo, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in Italia, ancora prima della Convenzione ONU, una legge, la legge 67 del 2006, che vieta ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, continuiamo noi a doverci occupare di discriminazioni, tra l'altro discriminazioni multiple proprio sull'area anche dei bambini e delle bambine, perché evidentemente c'è un modello. Noi oggi assistiamo e viviamo a un modello di riferimento che produce esattamente questo risultato. Quindi non è casuale. Cioè questo risultato oggi è inevitabile relativamente all'approccio, al modello che noi abbiamo di funzionamento del nostro sistema e della nostra società. Secondo assunto, se quello che ho detto prima è vero che noi non abbiamo una società inclusiva. La nostra società non è inclusiva, non lo è ancor di più per i bambini e le bambine con disabilità. Lo vediamo drammaticamente nell'emergenza sanitaria che viviamo, dove i primi soggetti a patirne le maggiori conseguenze sono appunto proprio in generale le persone con disabilità, le persone più fragili, ma nel caso specifico i bambini e le bambine con disabilità. Pensiamo per esempio alla frattura che vi è stata nel loro percorso educativo, di apprendimento, di gioco nel contesto scolastico, perché anche il contesto scolastico a partire dalla materna, la scuola dell'infanzia a seguire, è un momento anche che oltre di apprendimento ludico recreativo, ma anche di tutti gli spazi pubblici. Tutto questo perché avviene? Perché c'è qualcuno che è cattivo? Perché c'è qualcuno che è insensibile? Perché c'è un disegno per cui
Questo avviene perché ancora abbiamo un modello fortemente basato sul modello medico, sul modello assistenziale, non che la parte sanitaria o la parte assistenziale sia meno o poco importante, assolutamente centrale e importante, ma questo va completato arrivando a quello che deve essere il modello biopsicosociale, perché non c'è dubbio che la persona, per poter, i bambini e le bambine, per poter avere un approccio olistico, quello che noi dobbiamo modificare è il contesto e l'ambiente. Quindi rendere il contesto inclusivo significa garantire a tutti pari opportunità, pari trattamenti, condizioni per le quali nessuno è trattato in modo diverso dagli altri. Allora il problema dove si sposta? Il problema si sposta sui sostegni, sulla necessità, sulla qualità, quantità e intensità di sostegni che noi dobbiamo garantire ad ognuno nella sua condizione data, in relazione al proprio contesto personale, familiare e sociale, per poter avere pari opportunità con tutti gli altri. Quindi veniva richiamato prima un progetto personalizzato, un progetto individuale, un progetto di vita all'interno. Tutto questo, come dire, appunto, trova una sua collocazione, un suo, appunto, una sua progettualità, dove andiamo a individuare e indicare quei necessari cambiamenti del contesto che vanno realizzati affinché poi il singolo dentro quel contesto possa essere pienamente incluso. In questo, come dire, processo, quindi ad essere chiamato in prima battuta a dover fare i conti, è appunto la società civile con i suoi soggetti organizzati, perché la società civile in sé ancora una volta è come dire una categoria immaginifica, poi questo invece si coniuga con i soggetti che nella società civile sono organizzati affinché ci possa essere sviluppo, coesione, solidarietà, strumenti, appunto le forme associative, tutto il terzo settore, le forme organizzate, che su questo debbono, possono svolgere un ruolo importante. Tutte le società sportive, tutto ciò che è l'avvio allo sport, tutti quelli che sono, come dire, anche le categorie giovanili, dove tutto questo si deve cominciare a creare. In buona sostanza, questi riferimenti sono molto ben definiti nel manifesto di cui oggi stiamo definendo. In buona sostanza, il nostro lavoro, l'aver individuato una serie di elementi di criticità, perché è innegabile che anche dall'esame, dall'indagine, abbiamo visto che ancora quello che la Convenzione ONU oggi ci indica come universal design, quindi una condizione che quando progettiamo un parco giochi, un'attività, quant'altro, deve essere progettata semplicemente per tutti, non per qualcuno e poi ci aggiungiamo un pezzettino affinché anche gli altri, se e in quanto si creano le condizioni, possono fruirne. No, cioè la Convenzione ONU ci dice che noi dobbiamo ragionare che quando determiniamo un progetto, un qualcosa, deve essere fatto in modo che tutti quanti, a prescindere dalle loro limitazioni, ne possano fruire. Quindi dicevamo, questo, come dire, necessita di una forte spinta al cambiamento. Questa analisi, questa criticità, quindi, che attraverso anche questa ricerca è stata opportunamente realizzata, ci dà, come dire, dei capisaldi. Il primo capisaldo è che quando si parla di bambini, si parla di bambini. Non esistono i bambini con disabilità. I bambini sono bambini in quanto tali, e in quanto tali portatori di diritti fondamentali ineludibili. Cioè non possiamo trattare un bambino in modo diverso da un altro bambino, non gli possiamo togliere opportunità. Ogni volta che lo facciamo, fatemi passare il termine fra virgolette, noi determiniamo un crimine. È criminale sottrarre ai bambini e alle bambine opportunità, condizioni, come dire, possibilità di sviluppo, perché non soltanto gli stiamo sottraendo delle condizioni di qualità di vita, noi gli stiamo sottraendo opportunità di sviluppo, cioè ne stiamo determinando, soprattutto nel caso dei bambini e bambine con disabilità intellettive, disturbi del neurosviluppo, ne stiamo limitando, frenando le possibilità
invece anche di avere, come dire, uno sviluppo più anche funzionalmente più adeguato. Quindi è un tema su cui non possiamo scherzare. Tutto questo dove approda? Approda anche alle buone prassi che noi abbiamo. Cioè, noi abbiamo analizzato le criticità, abbiamo capito quali sono i capisaldi culturali, il cambiamento che ci deve essere nel contesto. Qualcuno ha già cominciato ad agire sul territorio. Parlavamo prima dei parchi accessibili. Abbiamo anche, quindi, avuto la possibilità di vedere che dove questo si traduce in azioni, ad averne un beneficio incredibile è il contesto. Cioè, quei contesti in cui quei parchi sono stati resi pienamente accessibili a tutti i bambini e le bambine, non sono stati resi accessibili a bambini con disabilità, come se fosse cosa altra dagli altri bambini, quindi sono stati resi inclusivi, tutto il contesto ne ha avuto beneficio. Quel parco è più fruibile per tutti e più piacevole. Quindi abbiamo anche la possibilità straordinaria, e così opportunamente è stato fatto, di dire che si può, oltre che si deve fare, e che gli accorgimenti, gli accomodamenti ragionevoli, così ci dice la Convenzione ONU per farlo, non sono poi così, come gli immaginifici, sono anche semplici da farsi. Ci vuole la consapevolezza, ci vuole la volontà, e ci vuole sicuramente quella forza attivatrice che può venire soltanto dalla spinta del nostro movimento. Noi dobbiamo essere produttori di cambiamento positivo affinché la nostra società diventi pienamente inclusiva, dove nessuno rimanga indietro, dove nessuno rimanga escluso. Se lo cominciamo a fare dai bambini e dalle bambine, credo che non abbiamo capito male da dove bisogna cominciare. Credo che il manifesto, sotto questo punto di vista, ne colga perfettamente, come i punti cardine. Ci aggiungerei anche un pezzettino, che è quello dell'esperienza che stiamo vivendo, dove appunto, come ho detto prima, è evidente che i soggetti che ne stanno pagando il prezzo più alto sono proprio i soggetti più fragili, sono i bambini, sono i ragazzi, e che da lì bisognerebbe ripartire facendo tesoro anche dell'esperienza, ma anche essendo in grado noi di indicare delle soluzioni, mobilitando la società civile, mobilitando il terzo settore, mobilitando l'associazionismo nel mettere in atto tutte quelle azioni possibili. Grazie per l'opportunità che mi avete dato di dare il mio contributo. Grazie a te Roberto, grazie delle tue riflessioni. Ecco, mi porto nel proseguo di questo ragionamento che stiamo facendo oggi tutti insieme, proprio questo passaggio centrale che tu hai segnato dalla qualità della vita alle opportunità di sviluppo per i bambini, che è un passaggio centrale al manifesto. Prima di iniziare con la mia presentazione, una nota di servizio. È importante che voi vi rinominate. Ci sono delle persone che ci stanno ascoltando e non appaiono i nomi e i cognomi. Questo è fondamentale per il proseguo della nostra discussione. Quindi io vi prego di rinominarvi e in qualche modo anche questo vuol dire riconoscerci e metterci in relazione. Allora, io vorrei partire facendovi dei racconti, perché finora abbiamo parlato di concetti. Io vi vorrei presentare due storie di discriminazione, perché è importante che adesso andiamo a toccare quello che è un tema partendo dalla concretezza della realtà. Vado alla condivisione dello schermo. Allora. Un attimo di panico. Sono qui, Laura, se serve, ma si vede, ecco, tutto benissimo. Bravissima. Eccomi qua. Allora.
La prima domanda che io vorrei, che naturalmente in tanti si stanno ponendo, no? Ma c'era bisogno di un manifesto contro la discriminazione? Sia Vincenzo Falabella che Roberto Speziale ci hanno detto sì, c'è bisogno di un manifesto della discriminazione, ma la mia risposta è innanzitutto parte da, come vi dicevo, da un caso specifico. Allora, perché un manifesto contro la discriminazione? Per Francesco. Qui siamo davanti a un caso, a un bambino. È un caso del 2016, è un caso che è arrivata alla stampa. Siamo in una comunità molto piccola, la comunità di Travacò, un paese della provincia di Pavia, uno di quei paesi che formano un po' il tessuto della nostra società italiana, quindi non la grande città, la grande periferia. Siamo in un tranquillo paese e all'interno di questo paese c'è una comunità, e questa comunità è fatta di un'associazione genitori, di una scuola, di un comune, che decidono tutti insieme che è necessario rifare un parco. Si è parlato, appunto, prima parlava Roberto dell'accessibilità dei parchi. Allora, che cosa si decide? Si decide di mettere insieme le risorse, perché sono momenti in cui possiamo fare solo quello, mettere insieme i saperi e le risorse. Quindi l'associazione genitori fa una raccolta fondi, il comune mette dei fondi e si arriva ad un progetto. Ma da subito questo progetto viene indicato dalla mamma e dal papà di Francesco, che sono attivi partecipanti di questa comunità, come un progetto che non va bene. Perché? Perché, come vedete dalla foto, c'è una casetta con una bella scala e ovviamente con una barriera architettonica. Francesco è un bambino che ha una disabilità motoria. Francesco non potrà certo utilizzare questo parco. Si apre una contesa all'interno di questa comunità, ma che cosa prende il sopravvento? Ed è per questo che mi è piaciuto molto iniziare con questo caso. Prende il sopravvento la logica economica, cioè mettere un gioco, una casetta accessibile costa di più, e quindi noi decidiamo che non ce lo possiamo permettere. E qui il primo segno di discriminazione, no? Quando ci sono di mezzo le risorse, e allora siamo legittimati in qualche modo a lasciare fuori qualcuno. Questo caso l'ho scelto perché ci porta anche un tema, che è quella della sensibilità dei genitori. Perché questi genitori, che non si arrendono, evidentemente hanno mezzi da un punto di vista culturale per farlo, e questo è un altro tema importante, decidono di rivolgersi all'avvocato e decidono di fare una causa di discriminazione contro il comune, causa che ovviamente vincono. Vi ho riportato un po' quello che dice la sentenza, che il comportamento del comune è stato discriminatorio verso il minore. Le mamme hanno scelto quei giochi perché più economici, mentre sarebbe bastato scegliere giochi più adatti per ottenere una situazione priva di discriminazioni. Ecco, il nostro manifesto vuole essere un atto di denuncia anche per Francesco. Ma andiamo ad una seconda storia importante, che forse avrete sentito di più, perché è una storia più recente, è una storia del luglio di quest'anno. Quindi siamo in un'altra situazione, completamente in un'altra situazione. Questa è Sofia. Sofia è una bambina con sindrome di Down. Sofia, siamo a luglio, è stata penalizzata come tante bambine e bambini con disabilità dal lockdown, e si trova a essere accompagnata, quindi a partecipare ad una delle tante attività che si fanno d'estate con i bambini, cioè di andare in un parco tematico. E il grottesco di questa situazione è che il parco si chiama Rainbow,
Quindi in realtà ha veramente poco di quello che è l'arcobaleno, che oggi è un simbolo di, in qualche modo, di inclusione e di attenzione alla diversità. Allora, che cosa accade? Accade che Sofia, insieme alla sua educatrice, insieme al suo gruppetto di amici, arrivano al parco, questo parco di Valmontone, e questo parco, se se sei una bambina o un bambino con disabilità o una persona in generale con disabilità, puoi avere un'agevolazione di tipo economico, perché in Italia siamo stati molto bravi a barattare le indennità economiche e come dire, qualche volta dei riconoscimenti di tipo economico con i diritti, e su questo sarebbe importante fare una riflessione. Ma andiamo avanti. Che cosa accade? Che appunto, essendo una bambina con disabilità, non paga l'ingresso, non lo paga neanche la sua accompagnatrice, e che cosa riceve? Quel braccialetto che vedete nella foto, quel braccialetto blu, che però è il simbolo della discriminazione, perché che cosa accade? Che quando Sofia va all'interno del parco ci sono delle giostre, ci sono delle attrattive, delle attrezzature che le sono precluse, le sono vietate, e nella fattispecie Sofia vuole andare sulle montagne russe. Non stiamo parlando delle montagne russe chiaramente pericolose, stiamo parlando di baby montagne russe che non hanno nessuna rischio per questa bambina, ma che per il solo fatto che è una bambina con sindrome di Down le vengono escluse. E qui ho scelto questa storia perché c'è un comportamento fondamentale che è quello dell'educatrice, che mettendosi in gioco, scusate il bisticcio delle parole, però in prima linea decide che pagherà il biglietto di Sofia, pagherà il suo biglietto per entrare, e in questo modo riporterà Sofia in qualche modo nella situazione di pari opportunità degli altri bambini, e Sofia potrà a questo punto, come dire, partecipare come tutti gli altri ad andare sulle montagne russe. Io vorrei farvi vedere però il racconto di Sofia per dare una forza al racconto che sicuramente io non riesco a trasferire. Sono stata a Rebab e sono divisa. Però era qualcosa veramente bruttissima che non sopporto. Valentina ha litigato con la signora. Io non avevo paura dei montagni russi, ma la signora mi ha detto che non posso fare le montagne russe perché io sono down. Io sono, non sono malata, io sono benissimo. Io devo fare le montagne russe. Non ho paura, ma io sono veramente coraggiosa. Hai capito? Sei matta, dice la signora. Io sono down, ma io non sono malata. Tu hai capito? Ecco, io penso che non ci sia niente che noi possiamo aggiungere a questo, alla rabbia di Sofia, che è evidente che è una rabbia viscerale e che ci ricorda ancora una volta che la disabilità non è una malattia, e che un bambino è un bambino e ha un legittimo desiderio di essere un bambino. E allora
quello che noi abbiamo detto fino ad oggi e fino adesso, e l'abbiamo detto nelle convenzioni, l'abbiamo detto nelle convenzioni dell'infanzia, articolo 30, l'abbiamo detto nella convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articolo 31, che il gioco è un diritto fondamentale di tutte le bambine e i bambini, non è vero. Francesco e Sofia ci testimoniano, ma le storie sono tantissime e le storie che vengono alla ribalta dei social, dei giornali, sono un'esigua minoranza delle storie ordinarie di discriminazione che noi vediamo, che noi sentiamo, ascoltate anche dai genitori. Oggi qui ci sono dei genitori che potrebbero raccontarci tantissimi episodi nella scuola e nella vita quotidiana. E allora noi dobbiamo dirci che ci sono due fattori in gioco. Certo, l'età, come ci veniva ricordato prima, no? È un primo fattore di rischio sul bambino e di vulnerabilità. Un secondo fattore di rischio di vulnerabilità è la disabilità. Ma ci sono tanti altri fattori che noi dobbiamo considerare oggi in una, come dire, in una società così complessa come la nostra, e guardando i bambini che vediamo nelle nostre associazioni, nei servizi all'infanzia, nei nostri servizi sanitari e per strada nei parchi. E questi altri fattori che noi dobbiamo tenere per forza in conto sono i fattori culturali, la religione, il genere, l'educazione, la lingua, la provenienza. Io ve li ho in qualche modo rappresentati perché, come diceva prima, già all'inizio della nostra presentazione, Vincenzo Falabella, c'è un innesto, questi fattori di rischio si intersecano, si sovrappongono, si embricano tra loro e creano dei solchi profondi che portano i bambini e le bambine con disabilità in una situazione progressiva di marginalizzazione. E questo è uno dei punti fondamentali del manifesto, cioè che quando appunto parliamo di discriminazione, noi parliamo di un'intersezionalità, cioè parliamo di identità, che sono le identità di ciascuno di noi, che ovviamente sono identità multiple, e come queste identità multiple diventano veicolo di vulnerabilità. Il tema dell'intersezionalità l'ho introdotto perché sicuramente è uno dei punti di riferimento del nostro manifesto, è un tema che viene dall'attivismo americano di Kimberly Crenshaw, una giurista che negli anni '80 si è occupata, essendo lei stessa una donna afroamericana, dei diritti delle donne afroamericane, e già negli anni '80 dimostrava come in fondo anche il femminismo di quegli anni fosse discriminatorio rispetto alle donne nere, e come fosse discriminatoria la lotta dei neri rispetto alle donne con disabilità. Quindi discriminazioni che si sommano, si moltiplicano, anzi abbiamo detto, e si intersecano. Ma l'intersezionalità dei fattori discriminatori è fondamentale, perché in questa lettura della discriminazione noi troviamo la chiave di soluzione. Ci si chiedeva prima, no, con Roberto Speziale, ma come, perché, come mai? Ecco, qui una prima risposta che ci dà Kimberly Crenshaw è che appunto l'intersezionalità non è primariamente collegata alle identità multiple, ma a come le strutture rendono quell'identità veicolo di vulnerabilità. L'abbiamo visto nella storia di Francesco, l'abbiamo visto nella storia di Sofia, le strutture che sono la scuola, il parco, il comune, la comunità, l'associazione genitori, sono i luoghi che hanno reso l'identità di quei bambini vulnerabili.
E allora il grande messaggio che viene da questo attivismo afroamericano è che bisogna guardare alle politiche, alle istituzioni che contribuiscono all'esclusione, e quindi il vero fattore di rischio è l'ambiente. E questi sono concetti che già negli anni Ottanta cominciano a girare nella cultura per i diritti civili. Ma il vero fattore di rischio è l'ambiente. Per noi oggi che ci occupiamo di disabilità viene dalla lettura radicale e completamente innovativa che è stata fatta dall'ECF. E qui cito Matilde Leonardi, che abbiamo il piacere di avere qui con noi in una sua intervista recentemente. Sapete che ICF ha compiuto 20 anni e c'è una nuova versione di ICF, ribadisce ancora una volta quello che purtroppo non è ancora passato nelle prassi delle nostre società. Quando Matilde Leonardi dice: basti pensare a 25 bambini con la sindrome di Down, la diagnosi è la medesima per tutti ma il funzionamento è diversissimo, dice una cosa che per noi, come dire, addetti ai lavori è ormai ovvia, ma che purtroppo non è ovvia nella nostra società. E quindi non c'è solo la diagnosi, ma il fatto che ogni persona vive in contesto che è facilitatore oppure barriera. E se le diagnosi non si possono cambiare, le barriere si possono sempre abbattere. Questa è la ragione vera del nostro manifesto, perché noi abbiamo bisogno ancora di lavorare e di abbattere delle barriere discriminatorie che esistono. E quali sono queste barriere? Andiamole a elencare. Le troverete poi nel manifesto. Io qui passo in qualche modo velocemente, perché sono tante ancora le cose da segnalarvi. Sono di tanti tipi, dalla sopravvivenza di pregiudizi e di stigma culturali e sociali. Non c'è dubbio che la disabilità sia nell'infanzia sia ancora concepita come una condizione che necessita primariamente di riabilitazione, virgola, forse scuola, sicuramente non parliamo di gioco, una carenza di luoghi all'aperto e al chiuso che siano accessibili e fruibili. E aggiungiamo anche un terzo elemento, una diffusione di progetti che garantiscono l'accessibilità ad alcune condizioni di disabilità, perché si parla tanto di parchi accessibili, ma molto spesso i parchi accessibili sono accessibili alla disabilità motoria, non sono accessibili magari a disabilità di altro tipo, intellettive, complesse, sensoriali. E poi lasciatemi gridare questa confusione continua che noi abbiamo davanti tra l'attività ludica e l'attività sportiva, ma non c'è nessuno che davanti a un bambino cosiddetto normotipico che sta giocando con le biglie sulla spiaggia penserebbe che stia facendo uno sport. E quando invece va agli allenamenti di calcio penserebbe che stia giocando. Invece questi continui livelli si sovrappongono e si confondono nella disabilità e creano una barriera alla comprensione. C'è poi una sottovalutazione, ahimè, da parte della famiglia, è venuta fuori anche nella relazione che il garante nel suo report ha fatto su questo tema. Qualche volta la famiglia sottovaluta l'importanza del gioco perché non ha strumenti, perché non è stata sostenuta, perché non gli è stato detto, perché è troppo difficile giocare con certi bambini. C'è una sottovalutazione dei servizi della scuola legati proprio ai rischi che si determinano quando un bambino o una bambina non giocano. E poi l'elenco delle carenze, che sono tante, la formazione specifica, perché non dimentichiamoci mai che gioco e disabilità vuol dire formazione, vuol dire competenza, vuol dire metodo, vuol dire studio, vuol dire impegno. Una carenza di disponibilità di giochi adatti e adattati, una carenza di risorse e di investimenti nell'infanzia, di politiche culturali, di diffusione di buone prassi. Quindi quante barriere perché quello del gioco non sia un privilegio, ma sia una condizione di qualità di vita.
E allora vi ho messo una foto di un bambino dell'abilità che sta giocando con la farina al tavolo luminoso, per dirvi che noi dobbiamo sporcarci le mani, perché combattere la discriminazione vuol dire, come ci siamo detti, lavorare sull'ambiente e lavorare in maniera determinata su tre questioni. Intanto la prima è quella della responsabilità. Una seconda questione è quella dello sviluppo di azioni chiare e, come dire, raggiungibili con dei cronoprogrammi, con degli obiettivi condivisi. E poi l'ultima, ma non certo l'ultima per importanza, è la partecipazione. Allora, cominciamo dal livello della responsabilità. Perché chiunque non garantisce l'universalità del diritto al gioco nell'esercizio delle proprie funzioni, perché voi avete visto le storie di Francesco o le storie di Sofia, ci sono delle discriminazioni all'interno di funzioni che si giocano nella nostra comunità e nella nostra società. E allora chiunque ho disegnato una mappa di tutte le responsabilità, quindi non soltanto il decisore politico, ma lo specialista in ambito sanitario, la scuola, gli amministratori locali, gli organi di garanzia, l'università, le associazioni, gli oratori, le organizzazioni del terzo settore, i genitori, le organizzazioni naturalmente di advocacy, i media fondamentali in questo lavoro di sensibilizzazione e di denuncia della discriminazione, gli imprenditori che sono fondamentali perché un parco tematico è comunque un'attività imprenditoriale, mettere un gioco accessibile sul mercato è un'attività imprenditoriale e ognuno di queste funzioni ha una responsabilità precisa. E il manifesto le sottolinea, non è un j'accuse assolutamente, è un chiarire che per combattere la discriminazione noi dobbiamo lavorare insieme ad un livello ovviamente intersettoriale. Per costruire delle azioni che sono quelle note, perché non c'è niente che già noi non abbiamo detto in passato e che però fatica ad attecchire, fatica a germogliare. Per cui noi abbiamo delle azioni davanti per costruire luoghi accessibili, per lottare contro il pregiudizio, sensibilizzare la famiglia, implementare percorsi di formazione specifica. Tutte queste azioni sono in qualche modo dentro al manifesto. Ne cito una fondamentale perché abbiamo anche oggi due deputate che ci stanno ascoltando. Quanto sia importante aumentare le risorse e gli interventi pubblici su progetti specifici legati al gioco per contrastare i fenomeni di povertà educativa. Quanta povertà educativa per i bambini con disabilità. E non sto parlando solo dei bambini con disabilità marginalizzati nelle periferie, sto parlando anche dei bambini con disabilità che hanno pochissime opportunità, anche se vivono in una famiglia che le sta cercando e che si sta sforzando per dare opportunità. Quanto abbiamo bisogno di lavorare su queste cose tutti insieme? E quanto abbiamo bisogno di dirci che non devono lavorare la scuola, il neuropsichiatra, l'università o l'ente del terzo settore, ma che è necessario un impegno di tutti, cioè è necessario un impegno civile, un ingaggio civile, perché non è il problema di qualcun altro, è il problema di noi cittadini. E c'è un livello di ingaggio della società civile a cui noi dobbiamo tendere. L'opera di sensibilizzazione che noi andiamo a fare deve essere diretta assolutamente all'ingaggio collettivo. E faccio sempre un esempio che può essere molto piccolo, ma
quando abbiamo le feste dei compagni di classe e non invitiamo un compagno con disabilità, stiamo facendo un atto di discriminazione e lo stiamo facendo in un livello, in una sfera privata che non ha niente a che vedere con la sfera pubblica o la sfera dell'impegno professionale. E quindi aiutateci, aiutiamoci a far diventare queste azioni massa critica anche nella coscienza, nella società civile. Ecco, il manifesto è nato da questo, da una comunità di pratiche che si interroga, che vuole un confronto pubblico, atterrerà poi in una presentazione il 15 di dicembre con FISH, dove presenteremo i risultati non soltanto dell'area appunto bambine e bambini con disabilità, ma anche di aree profonde di discriminazione come sono il tema della migrazione, delle donne con disabilità o dell'omosessualità e quindi di tutte le discriminazioni di genere all'interno della nostra, o di orientamento sessuale all'interno del tema della disabilità. E questo manifesto non serve a nulla se noi non andremo a delineare un programma di concreto per implementarlo. E questo programma completo deve essere un programma possibile, sostenibile e sicuramente urgente. Io però ho bisogno di concludere il mio intervento con una provocazione a noi tutti che oggi siamo qui. E mi sono un po' inventata questo hashtag, non ho bisogno solo di parchi, perché temo che stiamo andando verso una semplificazione che io non vorrei mai che uscisse dal nostro manifesto, uscisse da questo convegno e ce la portassimo poi nelle nostre azioni quotidiane. Il parco accessibile è un grande elemento positivo e di civiltà. Stiamo attenti però a non dire che stiamo combattendo la discriminazione delle bambine e dei bambini con disabilità costruendo dei parchi, perché questo è dal mio punto di vista è eccessivo. E per portarvi la difficoltà di alcuni bambini ad arrivare ai parchi, anche se sono accessibili, io vi voglio raccontare una storia che io vado a leggervi, che è una storia scritta da Carlo Riva, direttore dell'Associazione L'Abilità, che ha cercato di raccontare la rabbia di Giacomo, di un bambino con disabilità intellettiva e disturbo comportamentale e disturbo dell'emozione, e che è uno dei tanti bambini oggi a essere discriminati. Ora io vi chiedo la pazienza, cercherò di leggervela bene questa storia, ma credo sia fondamentale uscire con delle immagini vive di bambini e di difficoltà che noi incontriamo ogni giorno. Mi chiamo Giacomo, ho 9 anni, occhi azzurri, corro tutto il giorno come il mio preferito, Luke di Star Wars. Non ho fratelli, mangio il cioccolato e sento la rabbia. Urlo, dico le parolacce, butto tutto per terra, lancio tutto, non so perché, ma lo faccio. A volte non capisco cosa vogliono da me le persone e io mi arrabbio. A scuola corro per i corridoi. Se la maestra mi dà la creta per fare i pesci da mettere nel lago finto, non capisco perché, ma sale la rabbia. Allora prendo un bastoncino e schiaccio, schiaccio, schiaccio la creta, ripetendo sangue, sangue, ti faccio male. Non so, strano, poi mi sento stanco e urlo. Io non so cosa succede durante il giorno, non mi ricordo cosa devo fare dopo. Perché gli adulti mi chiedono di fare delle cose che io non voglio fare? Poi mi chiedono perché mi arrabbio. Io non lo so. Basta, non chiedetemelo più. Non mi ricordo. Non mi ricordo.
Quando tento di giocare a scuola con i compagni, se perdo inizio a battere la testa contro il tavolo. Vorrei giocare con i bambini, però non so che cosa dire e poi i loro giochi non mi piacciono. Magari sono più forti di me. Che fatica, che rabbia. Poi quella dottoressa di Niguarda mi ha detto di andare a giocare allo spazio gioco. La mamma mi porta ogni lunedì dopo la scuola, prima della merenda. Lì mi aspetta l'Elisa e la Chiara, loro sono grandi, Emanuel, Paola, Elvis e Giorgia, sono dei bambini. Le prime volte non capivo perché ero lì. Mi dicevano di portare la bambola Elsa. A me piace. Io la rabbia la sentivo però e usciva. Perché dovevo stare lì? Perché fare la merenda con quelli lì? Perché dovevo accettare il gioco scelto da quelli lì? E allora ho fatto la pipì in mezzo alla stanza, dove giocavamo con il didò e i colori, così gli altri bambini sarebbero scivolati. Poi ho buttato tutti i libri per terra. La rabbia, la rabbia, la rabbia. Poi la Chiara un giorno, appena arrivato, mi fa vedere un cartello con le foto, una dopo l'altra. Mi dice che ogni foto è una delle cose che dobbiamo fare lì, allo spazio gioco, nel tempo in cui sto lì. C'è anche la foto di Elsa, meno male, così non mi arrabbio. E anche se Elsa è la quarta foto, uff. Devo prima giocare con la palla con Manuel, la tombola degli animali con tutti, colorare il mare, dove c'è una bambina che si arrabbia. Beh, intanto ho capito cosa succede oggi pomeriggio e sono più tranquillo. Poco, la rabbia c'è ancora. Come quella bambina che nella storia che mi leggono si arrabbia se non trova le conchiglie o quando arriva l'onda. Non solo io allora ho la rabbia. Poi l'altra volta Elvis mi ha dato il suo mantello. Stavamo facendo il gioco dei travestimenti. A me piace tantissimo diventare un supereroe. Volevo rubarglielo il suo mantello, poi lui me lo ha dato. Allora io gli ho dato la mia spada. Non so perché, però gliel'ho data. Strano, voglio giocare ancora con gli altri bambini. E la Paola un giorno mi dice che vuole giocare con me, con Elsa. Sento la rabbia. Arriva la Chiara, mi dice che Elsa sta cercando nuovi amici come me, che Elsa può fare qualcos'altro. Io Elsa la tengo in mano, la faccio parlare solo con me, sempre le stesse cose, sempre uguali, sempre. La Paola mi dice che possiamo mettere Elsa sul cavallo, farla andare al mare e poi mettergli in testa una corona e poi metterla nell'acqua colorata che stanno usando gli altri bambini per colorare la carta. La metto nell'acqua. Mi sta venendo voglia di rovesciare tutto perché la Paola vuole prendere Elsa. Però la Chiara mi dice che Paola è mia amica, che vuole toccare Elsa perché vuole essere mia amica, non me la vuole rubare. Vuole dirmi che Elsa vuole imparare a nuotare. Va bene, proviamo. Solo per oggi. Proviamo. La rabbia, la sento. Silenzio. Non succede niente quando io dico sono cattivo nella vita. La rabbia tra un po' andrà via. Questa è la voce di Giacomo, 9 anni, un bambino con disabilità intellettiva di grado medio, con disturbo del comportamento e del controllo delle emozioni. La storia e la voce di Giacomo, io vorrei che oggi ce la portassimo dietro nei nostri pensieri e nelle nostre riflessioni e che ci desse quella forza che abbiamo bisogno perché questo manifesto diventi una prassi, diventi uno strumento di lavoro e uno strumento contro la discriminazione. E noi lo dobbiamo fare sicuramente per Francesco, per Sofia, per Giacomo, ma credo innanzitutto che noi lo dobbiamo fare per noi stessi, perché in questa frase che mi piace di citare di Terenzio, sono umano, nulla di ciò che è umano mi è estraneo, c'è tutto quello che ci siamo detti fino a questo momento e che soltanto dando spazio all'umanità
all'umanità di Giacomo, all'umanità di Sofia, all'umanità di Francesco, ma soprattutto alla nostra umanità, potremo cambiare sicuramente questo mondo e fare in modo che il gioco non sia più un privilegio, ma che sia una straordinaria occasione per tutti i bambini e le bambine. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi chiedo di aiutarci in questo manifesto, di aiutarci a promuovere, cioè intanto mandandoci delle proposte, dei suggerimenti, delle integrazioni, delle storie di discriminazione, delle storie anche di buone prassi, tutto quello che vi sembra importante che possa arricchire il nostro lavoro e la nostra battaglia, io vi prego di inviarlo alla nostra casella di posta elettronica e vi ringrazio dell'attenzione. Dottoressa Borghetto, se vuole posso leggere qualche considerazione che è stata scritta in chat. Benissimo, grazie. Ci sono state delle osservazioni. Martina Gerosa ci dice: parole sacrosante di Laura Borghetto. In Italia siamo stati bravi a barattare le indennità economiche con i diritti. Penso anche agli ausili. Abbiamo ancora Maria Teresa Lattaioli che ci dice: buongiorno a tutti, per me è un onore conoscere i leader della FISH. Per quanto riguarda le discriminazioni nei parchi giochi, a maggior ragione di queste dimensioni, come Rainbow, sarebbe opportuno adattare questi complessi aziendali di gioco anche attraverso dei piccoli incentivi per la disabilità, altrimenti i bambini con disabilità avranno sempre delle limitazioni al gioco stesso. Complimenti davvero per il corso, ci dice Pier Tozzi. Se possibile mi piacerebbe portare un contributo dal territorio, grazie. Presidente Consulta Provinciale Disabilità di Massa Carrara. E ancora Roberta Severi, buongiorno, sono una docente di un istituto di secondo grado di Omegna, in Piemonte. Sono contenta di aver potuto partecipare a questo seminario, sono contenta che i miei studenti abbiano potuto ascoltarvi e seguirvi. Siamo molto toccati dalle parole della piccola Sofia e da quanto ascoltato da voi esperti. Potremmo avere le slide di questo incontro e ci chiede informazioni tecniche e al riguardo. Queste sono le osservazioni, tutte ovviamente positive. Va bene, io non posso che ringraziare tutti. Magari torno a dire, ovviamente le slide certo che saranno disponibili e noi scriveteci a quel appunto progetti@labilita.org per prendere contatti direttamente con me in quanto referente della comunità di pratica di FISH e per quindi far circolare il nostro manifesto e per ovviamente ottenere tutti quei contributi e quelle veramente indicazioni che siamo qui ad aspettare da voi. Ecco, io non so che cos'altro aggiungere, sono anche contenta che ci sia una scuola in ascolto perché sì. Il lavoro sulla discriminazione comincia da lì, comincia dall'educazione e quindi grazie di averci seguito. Grazie, grazie a tutti.